è il padre di Mario che ha sbagliato, perché questo c'ha sim 1 e sim 2, capito? Un, due. Quindi lei c'è Gabriele. Ah, Gabriele. Buonasera a tutti, chiedo scusa del ritardo, ma ci tenevamo fosse presente il sindaco che era in un'altra iniziativa coincidente. Buonasera, a nome dell'Associazione Culturale Frentana, dell'AMPI, delle ACLI e delle tante associazioni che ormai da diversi anni, siamo al decimo anno, animano la fiaccolata, la via della memoria per alimentare la pace, vi diamo il benvenuto. Anche quest'anno, insieme alla fiaccolata, siamo riusciti a segnare nuovi luoghi che sono stati oggetto della rivolta del 5-6 ottobre 43. Quindi dopo Trentino La Barba, dopo il comandante di Bucchianico, Carlo Schonheim ed altri, quest'anno ricordiamo l'attività di sabotaggio che i telefonisti, in particolare le telefoniste, hanno portato avanti per aiutare i nostri eroi. Più tardi ci sposteremo con la fiaccolata al largo del Malvò, dove ricorderemo il sacrificio del civile Pierino San Maciccio. Stiamo cercando di creare una sorta di museo a cielo aperto, che è in realtà un itinerario per percorrere il centro storico della città con tutti quei luoghi, quelle figure che durante il giorno del 5 e il 6 ottobre hanno dato un contributo fattivo alla resistenza. Quest'anno dedichiamo in particolare la nostra attenzione non a combattenti ma a civili che ciò malgrado hanno dato un contributo importante alla resistenza. Un particolare interesse per la serata di oggi, in questa prima intitolazione, che riguarda il ruolo svolto dall'ufficio che era in questo palazzo alle vostre spalle, diciamo ex UPIM, che prima ancora era il luogo dove lavorava il centro della telefonia. Quindi ricordiamo il direttore di questo ufficio, Raffaele Spoltore, e le telefoniste Flora De Vincentis, che è qui. Qui un applauso. Grande presenza. Grazie. Una delle persone che testimoni ancora presente con noi, Clorinda Troilo, da poco scomparsa, Wanda Marciani, Teresa De Ritis, Concetta Carosella. Perché dire queste cose? Perché è la prima volta che ricordiamo delle donne nella resistenza, perché la resistenza non solo qui ma in generale è stata combattuta prevalentemente da uomini, ma il ruolo delle donne è stato un ruolo molto importante. C'è Raffaele Spoltore, che è il più anziano nipote grazie di per Raffaele l'anziano Spoltore, che oggi c'è tutta una famiglia numerosissima venuta da ogni parte d'Italia. Buonasera a tutti, mi presento infatti con l'amico Gianni e con il sindaco e gli altri. Questa targa porta il mio nome, ma non è il mio ovviamente, io umilmente porto il nome del nonno in questo momento. E facciamola breve, un po' la storia la sapete tutti. Abbiamo qui un pacco di documenti che Vittorio in particolare, uno degli ultimi figli del nonno, come età intendo uno di tutti, ha recuperato e ha avuto negli anni e abbiamo recuperato, ma quello più bello di tutti sinceramente ci è sembrato questo, il comando dei patrioti ottobrini dell'anno dopo, quindi del 44, quindi ancora con una situazione molto calda, immaginate tutti voi, con Lanciano ancora da ricostruire, ancora l'Italia in guerra, che si ricordava di noi qui a Lanciano e comunicava al nonno in particolare un elogio solenne a nome della Brigata Partigiana Italiana, del Comando Patrioti Ottobrini di Lanciano, e venivano addirittura premiati con un premio in denaro, quindi
500 lire, che probabilmente all'epoca non era una banalità per quei tempi, e conclude per la riuscita azione di rivolta sotto il barbaro esercito tedesco. In questo luogo ricordiamo Pierino Sambaciccia, che è stato fucilato per rappresaglia dai tedeschi. Ancora una volta un civile colpito ingiustamente per repressione dai tedeschi. Il ricordo di Pierino Sambaciccia è molto importante per una serie di ragioni. La prima è che il suo nome è presente nelle maggiori ricostruzioni storiche nazionali sulla storia della Resistenza. Quindi già Battaglia ne parlava nei primi manuali di storia della Resistenza che sono stati stampati subito dopo i fatti della Resistenza, e poi perché è molto legato al ricordo della città. Infatti Pierino Sambaciccia, che venne fucilato qui, lasciò un'orma di sangue sul terreno, e quest'orma di sangue riaffiorava sempre di nuovo, tanto che si vedeva qualcosa quasi di miracoloso, quasi un monito a dire mai più la guerra. Buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione, grazie all'Associazione Culturale Frentana, che ormai oggi celebra il 10° anno, e quindi una cifra a due zeri, a due cifre, che sicuramente dà la consistenza a questo progetto, a questa idea che veramente ci raccoglie. Quando i tedeschi volevano sparare a lui, perché lui era il più giovane, erano tutti gli ospizi che andavano per le campagne. Allora lui ha detto così: siccome si è inceppato il mitragliatore, dice approfittate di questo. Fuggito, e a quel vico piccolo là che sta lì, sono andati tutti quanti, 29 persone si sono salvati e lui è morto. Questo è tutto. Ecco qua. La barba.
Remo Falcone, Nicolino Trozzi, Vincenzo Bianco, Giuseppe Marsilio, Giovanni Calabrò, Giuseppe Castiglione, Achille Cuonzo, Adamo Giangiulio, Guido Rosato, Raffaele Stella. Poi ci stava comunanza, stavano facendo...